partiti. Controllati in partenza, Tortus sembra andare via, non sente la tensione, non la sente, si butta, 10-0-3, 10-0-3, esplode il Fontanassa. Ragazzi, l'avete fatta grossa. Vi meritate la popolarità che avete guadagnato. E parla plurale perché ci metto anche Marcel Jacobs, grande Marcel, che purtroppo non riesce proprio a risplendere della luce riflessa del grande Filippo Tortu. Lo so, Marcel, alla veneranda età di 23 anni è difficile crescere e migliorare. Dovevi essere più giovane, avere tipo 16-17 anni, perché lo sanno tutti, è a quell'età che gli afroamericani iniziano a fare i temponi. 9,80, 9,70 su 100. Perché sto dicendo queste cazzate? Beh, il clamore attira gente anche al di fuori, dal mondo dell'atletica, gente con delle idee piuttosto questionabili su quello che sia per loro andare forte o andare piano. E dunque anche il nostro astro nascente della velocità italiana, Filippo Tortu, è stato, come per dire, attaccato da questi commenti insulsi che sono venuti fuori da Facebook e dalla selva dei social. Conscio del mio imprescindibile ruolo di promotore dell'atletica leggera, mi è venuto bene in mente di metterli insieme e di raccontarli a voi. Cominciamo con un classico, un commento che ha fatto il giro del web e che è apparso per la prima volta su Gazzetta.it. Tutti questi proclami? Ma questo ragazzo ormai ha 20 anni e non è mai sceso sotto il muro dei 10 secondi. Non per dire, ma se vai in un qualunque college degli Stati Uniti, ci sono ragazzi che stanno sotto i 10 secondi senza tanti proclami, pur avendo una tecnica nettamente inferiore alla sua. Spero migliori, perché a livello internazionale avere un 10-0-3 non è nulla di che. Fa impressione solo in Europa. Non c'è gusto a sbucciardarlo perché, beh, ormai l'avete fatto tutti. Quello che però volevo dirvi è che questo tizio non è un caso isolato. Ce ne sono tanti che la pensano più o meno come lui. Ecco qualche commento che lo dimostra. Ottimi risultati per un italiano. A livello mondiale, purtroppo, i college americani sono pieni di under 20 che scendono regolarmente sotto i 10 secondi. Beh, sì. Quei 4-5 under 20 nella storia che sono riusciti a scendere sotto i 10 nei 100 sono costantemente lì a riempire i tuoi college americani. È un tempone, effettivamente. Purtroppo in questa disciplina la genetica conta troppo e non potrà mai competere con un nero medio forte. Certo, caro. Purtroppo quest'anno di neri medio forti che hanno battuto Tortu ce ne sono solo 9. E magari l'hanno fatto alla Diamond League, non al meeting di Savona. Con quel tempo in un mondiale non arrivi neanche in semifinale. Chissà a quale mondiale si riferisse il nostro amico, in quanto l'anno scorso in finale ci sarebbe arrivato. E chiudiamo in bellezza i commenti su questo tema con un... Prima di competere con gli afroamericani ce ne vuole, Non vorrei dire, ma questo qui come foto del profilo ha una squadra di calcio. E se i commenti precedenti avevano un minimo di linea di pensiero, allora beccatevi questo. Tortu a Cuneo significa fesso. Non fa ridere. Arriva anche il più grande intenditore di atletica in Italia. Con quei muscolini lì non ci va sotto 10. Deve aumentare mascia un minimo. Tralasciando ogni reazione ovvia, vi ricordo che se il vento fosse stato pur regolare qualche decimo di metro al secondo in più a favore, sotto ci sarebbe già sceso. Ma andiamo a un'altra categoria molto in voga di commentatori, ovvero i disfattisti. Vediamo quanto tempo ci mettono a bruciarla. Aspetta, sto già prendendo il tempo. Iniziamo a strapomparlo sul media, poi pubblicità e alla fine zero medaglie. Perché non so quante medaglie abbia vinto tu, ma sicuramente più di zero. Anche alla garetta della provincia va bene. E chiudiamo con un bellissimo... Grazie, Epo! Ma sì, certo, l'Epo. L'Epo è quella che migliora le prestazioni nella resistenza e non nella velocità. Ed infatti ci ha pensato un altro buon uomo a rispondergli sotto. Pensa a Bolt, che va ad amminoacidi e proteine. Beh,
E veramente questa cosa non l'ho capita. O questo qui crede veramente che gli aminoacidi e le proteine non siano i costituenti fondamentali dell'alimentazione, ma una forma di doping per la velocità, o, e lo spero per lui, stava semplicemente trollando il commentatore di sopra. Fortunatamente di altri commenti del genere non ne ho trovati più, pur spulciando il web. Chiudo con una buona notizia. Sempre al meeting di Savona, il grande nostro testimonial Giordano Benedetti ha esordito dopo l'operazione che lo aveva tenuto fermo dalla fine della scorsa stagione con una bella vittoria nella sua disciplina di 800 metri. 1:47.97 con un grande recupero nel finale di quello che finora era stato il leader della gara. Forza Jordi, so che mi guardi, il mezzofondiere è con te. Per tutti gli altri ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.